Buon pomeriggio a tutti. Ieri ero a casa in malattia sempre. Stavo dormendo veramente, profondamente proprio perché c'avevo un febbrone. Mi suona il campanello. Finalmente per la prima volta riesco a beccare il postino che arriva e non lascia quel cavolo di foglietto che mi fa perdere mezza giornata all'ufficio postale. E perché prima avevo preso accordi col postino, gli ho detto quando arriva qualcosa già pagato. O dalla Cina o Francia o cose che vedi, insomma, a nome mio, metti uno scarabocchio, buttali nel cancello. Però poi hai cambiato il postino e questo rispetta le regole. Quindi ieri arrivata dal Best Box. Ok. Allora, finché potrò, continuerò a prenderle, credo un altro 2 mesi. E quella scorsa non mi era piaciuta molto perché a me il tema Harry Potter, però da quello che ho capito non lo scopri subito il tema della box, insomma. Quindi stavolta però, non so perché l'avevano detto subito. Quindi Little Twistar è il tema dell'Elves Box di giugno. Sì, di giugno. O di luglio? Non lo so, vediamo un po' se c'è scritto. Io ovviamente ho già sbirciato e ci sono. Oh, questi stickers si vede, no? Sono pre-ritagliati, che sono carinissimi. Poi vediamo se qui c'è scritto. July, luglio. Giugno era Harry Potter, questo è luglio, la box di luglio, poi c'è questa boh, cartolina, quindi non si può scrivere. Poi ci sono questi due coloranti fantastici, guarda che bei colori, magari sono data una giratina, e perché comunque sono i colori loro. Che loro sono celesti e rosa. Poi ci sono i bezel, non lo so se si trovano in giro, con questa utilissima relativa plastichina da mettere sotto, anche se alcuni bezel sono molto grandi, vediamo un po', insomma, vabbè, sì, ci potrebbero andare. Allora, i bezel sono questo qua sulla nuvoletta, questo qui che si tengono per mano, forse questo è il verso, sì, con la stella grande, quest'altra con la luna e quest'altra con un'altra stella, metto a posto man mano. Ok, questa mi piace molto di più. Poi c'è la resina UV Hard Type, vabbè sì, forse è la solida. La resina epossidica bicomponente, però da quello che ho letto è 50 e 50, quindi vanno uno a uno in proporzione. Quindi c'è questa resina. Poi ci sono, oddio questi glitter, vediamo se riesco a, vabbè, comunque guardate quanti riflessi, sono bellissimi, sono misti, stelle, cerchi, belli. E poi c'è questo stampo qui in silicone, come facciamo vedere, così, apriamolo, adesso non l'avevo aperto. In pela, oh, come trasparente, non ci rientrerà mai qua dentro, sono sicura. Eccolo, con i dettagli opachi, anzi no, belli scavati, non ci riuscirò mai. Sono abbastanza in rilievo,
Ed è bellissimo, bello profondo, che si può fare tipo il doppio strato. E questo non vedo l'ora di provarlo. Anzi, mo quasi quasi un basil lo faccio subito, però non con il telefono davanti perché ho poco spazio sul tavolo. E quindi di questa box sono veramente contenta. Ora ho visto un'anteprima di quella di agosto e credo che la prenderò perché è molto interessante anche quella. E a tema marino, credo, mi sembra di aver capito, subacqueo, una cosa del genere. Ok, la busta si è rotta. Aspetta, lo riappoggiamo così per non farlo impolverare. E niente, il contenuto è finito. Questa mi piace. Devo dire che questa mi piace, anche se non, ovviamente non conosco il tema, nel senso che non ho mai preso altre cose di Little Twin Star, però si vedono tantissimo, molto sotteneri. E quindi penso proprio che i bagel li farò e li terrò per me. E niente, grazie per aver visto il video. Io se faccio qualcosa poi magari la attaccherò a questo e ve la farò vedere. E è arrivato un messaggio. Ci sentiamo presto. Ciao.